Grazie alla pallavolo, domani arriverà al Palo Olimpia Monza, turno infrasettimanale per Rana Verona, non mancano i problemi per coach Stoicev, lo sentiamo. Cosa posso dire per la partita contro Monza? Senza nessun dubbio, Monza è una delle squadre più in forma in questo momento nel campionato. E hanno dimostrato, vincendo a Civitanova, che era una sorpresa, e vincendo con un risultato molto netto, lo hanno dimostrato anche alla gara 3, adesso vincendo a Modena. A vincere in questi due posti non è assolutamente semplice o scontato. E conferma appunto la buona forma nel quale si trova attualmente questa squadra. Dice, ragazzi, come stanno? Spirito come sta in particolare, che l'hai sostituito con Trento? Pensavamo a un cambio tecnico, invece ha avuto un problema No, fisico. avevo un problema da qualche giorno e adesso è tutto questo discorso piuttosto per staff medico, come riesce a valutarlo e fino a che punto mi darà la possibilità di utilizzarlo, perché è un problema muscolare, non è grave, ma non vogliamo aggravarlo. Lì, quando ha sentito questo dolore che si è ripresentato, ho dovuto subito tirarlo fuori perché mi ha detto che ha sentito un dolore, una fitta, che poi dopo non ha verificato nulla, però la situazione è così. Neanche Jovic, mi ricordo, sta benissimo ancora. Cioè, è una squadra che è un po' incerottata ancora. Sono le cose che nello sport succedono. Jovic era fermo 2 o 3 settimane per un problema vecchio suo della schiena, adesso è guarito, adesso deve prendere ritmo. Ma non è facile con uno che è stato fermo 2 o 3 settimane entrare a giocare subito a livello contro Trento poi. Noi adesso il primo lavoro da fare è recuperare i giocatori, questo è il lavoro dello staff medico, fisioterapico, poi preparatore atletico, e quando abbiamo i giocatori a disposizione tutti iniziamo a migliorare anche la parte tecnica. E allora in bocca al lupo a Rana Verona impegnata domani sera in casa contro